Buongiorno a tutti, ci sentite? Sì, si sente tutto. Si sente tutto, benissimo. Togliamo il sondaggio in attesa? Ok, allora buon pomeriggio a tutti, pomeriggio per chi è in Italia e grazie di essere qui con noi. Abbiamo visto che ci sono tantissime persone, tantissimi colleghi da tutto il mondo. Sempre molto emozionante, quindi un abbraccio a tutti, in particolare senza togliere niente a nessuno, visto che c'è un docente collegato dal Perù. E sì, un abbraccio particolare perché ci ho vissuto e lavorato per 2 anni, quindi è un paese, insomma, in cui ho lasciato un bel pezzo di cuore. Io mi chiamo Tania Pasqualini, sono un'insegnante di italiano, sia L2 sia LS, e sono l'autrice del corso Senza Frontiere, di tutti e tre i volumi, il livello A1, il livello A2 e il livello B1. Il livello B1 è stato scritto con il carissimo amico e collega collegato qui con noi, Alessandro Borri. Buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandro Borri, sono un docente di un CPA, che è una scuola per adulti, che si chiama CPA Montagna di Castel di Caso, in provincia di Bologna. Mi occupo in particolare dell'insegnamento di italiano, storia e geografia nei percorsi della nostra scuola e anche di formazione sui temi dell'italiano lingua 2 e dell'insegnamento ad analfabeti scarsamente scolarizzati in particolare. Anch'io sono felicissimo di essere qui con voi e quindi iniziamo la nostra chiacchierata insieme. Facciamo partire il PowerPoint e cominciamo. Non c'è quindi nessun tipo di sondaggio. Adesso io parto subito con la presentazione. Perfetto. Benissimo, allora il webinar di oggi si intitola Insegnare italiano L2 a immigrati e immigrate, nuovo senza frontiere. E perché nuovo? Mi soffermo un attimo su questa parola, perché Senza Frontiere in realtà è un corso che è stato scritto per la prima volta nella sua prima versione nel 2015. Quindi nel 2015 è stato scritto il volume A1 e nel 2016 è stato scritto il volume A2. Visto che erano passati diversi anni, 7, 8 anni dalla stesura dei primi volumi, si rendeva necessario un aggiornamento di entrambi i volumi e la scrittura poi di un nuovo terzo volume, appunto con Alessandro. Ed è per questo che la casa editrice ci ha contattato e ci ha proposto appunto di aggiornare questi volumi. Un aggiornamento che è frutto sia di tutti questi anni, 20 anni, 25 di esperienza che abbiamo in classe, sia anche dalla sperimentazione che abbiamo potuto fare dei volumi A1 e A2 dal 2015 adesso, ma anche e soprattutto da tutti i contributi, le idee e i suggerimenti che attraverso voi sono arrivati a noi grazie alla casa editrice. Quindi diciamo che questo corso Senza Frontiere al momento, in questa seconda stesura, in questo aggiornamento, è il frutto di un lavoro condiviso e il risultato di un grande lavoro di squadra tra tutti i docenti di L2 del mondo. E è frutto non solo quindi di un lavoro mio, di Alessandro e della casa editrice, ma direi proprio che potete considerarlo frutto del lavoro di tutti noi, appunto. Come lavoriamo in quest'ora? Lavoriamo con 4 brevi sondaggi che vi faremo. E una riflessione quindi che ci consentiranno di fare quindi insieme una riflessione un po' sulla didattica dell'italiano e le due immigrati e immigrati, e nella seconda parte soprattutto vedremo in cosa consiste, almeno per noi, qual è la nostra proposta didattica con delle attività tratte dai volumi appunto di Senza Frontiere. Quindi possiamo partire con il primo spunto di riflessione che vi leggo. Sandro, grazie. E che è questo?
A cosa deve rispondere prioritariamente un manuale di italiano L2 oggi? Adesso Anna farà partire il sondaggio e voi potrete dare le vostre risposte. Abbiamo un minuto per rispondere. Forse anche meno di un minuto perché era molto breve, quindi forse Anna, se vuoi, che vediamo già i risultati. Certamente diciamo che un manuale oggi deve essere una guida alla vita quotidiana, che significa imparare a interagire e a fare nella vita di tutti i giorni. E quindi vediamo la nostra risposta nella slide. L'attenzione è sulla dimensione pragmatica dell'imparare a fare e a interagire nella vita di tutti i giorni. Significa che un manuale di italiano L2 in classe deve prendere, metaforicamente, prendere per mano e accompagnare passo passo e gradualmente i nostri studenti fuori dalla classe per imparare a fare, a interagire in tutti quegli ambiti della vita quotidiana che sono di pertinenza della vita di una persona che arriva in Italia e si deve districare tra mondo del lavoro, famiglia, case, uffici, eccetera. Partiamo quindi con il secondo spunto di riflessione, che è questo: quali sono le aree tematiche che un manuale di italiano L2 deve affrontare? Aree tematiche. Questo è il sondaggio. Potete dare fino a 7 risposte. Direi che possiamo togliere il sondaggio. Bene, allora diciamo che la percentuale più alta è stata data da chi ha risposto lavoro, poi servizi, poi modulistica e documenti, uffici e territorio, salute. Alcuni di voi hanno risposto fumetti, altri di voi hanno risposto cinema italiano. E vediamo quali sono le nostre risposte. Diciamo che le aree tematiche principali, perlomeno all'inizio, nel primo arrivo, sono senz'altro quello del lavoro, come avete detto, quello della salute, dei servizi, degli uffici, del territorio, della conoscenza del territorio, della modulistica e dei documenti, ma fondamentale, fondamentalissimo, oserei dire, anche quello del test di lingua italiana. Vediamo un po' con la slide successiva quali sono poi in particolare un po' gli argomenti. Per esempio, per lavoro intendiamo annunci, sicurezza sul lavoro, l'INAIL, il contratto di lavoro, le ferie, i turni, l'essere in grado di chiedere per esempio un cambio turno al lavoro. Rispetto alla salute, ovviamente i luoghi della salute che sono l'ospedale, il pronto soccorso, il CUP, la farmacia, poi il medico di base e la visita, essere in grado quindi per esempio di andare a prenotare una visita specialistica al CUP e di avere un linguaggio che consenta poi di fare una visita specialistica dal medico e di orientarsi all'interno di un ospedale.
servizi soprattutto, quindi posta, banca, per esempio lo sportello immigrati che si riallaccia poi anche al territorio, quindi alla conoscenza del territorio che le persone devono avere per capire come poter essere in qualche modo accompagnati nel processo di comprensione di questa nuova realtà e che cosa offre per loro il territorio rispetto a formazione e lavoro. Abbiamo gli uffici, quindi l'ASL, la prefettura, la questura, l'anagrafe. Prefettura e questura fondamentali soprattutto per i documenti appunto dei permessi di soggiorno. Il territorio è importantissimo, quindi le scuole, gli uffici, il sindacato, il CAF, i vari corsi sia di avviamento al lavoro sia per esempio di italiano, di informatica per gli adulti che offre il territorio, ma anche poi i corsi magari per i bambini, per quegli adulti che hanno bimbi, figli piccoli. Senz'altro parliamo di modulistica e di documenti, quindi di permesso di soggiorno, di pre e post scuola, dell'ISEE per la dichiarazione dei redditi, del CUD, del ricongiungimento familiare. E poi fondamentale, l'abbiamo messo per ultimo, ma forse dovevamo metterlo per primo, il test di lingua italiana A2 e B1. I nostri studenti che arrivano in Italia per poter avere tutta una serie di documenti sono obbligati a sostenere un esame A2 per il permesso di soggiorno e poi un esame B1 se vogliono ottenere la cittadinanza italiana. La finalità quindi del superamento del test è fondamentale e da tenere in alta considerazione dentro i corsi di italiano. Tutti gli studenti, infatti a lezione, spesso, quasi tutti, la domanda fondamentale di qualsiasi attività che si propone è questo c'è nel test, questo ci sarà nel test, questo lo chiederanno al test. Ed è quindi per loro una motivazione alta, una grande motivazione. La segreteria, quindi interagire in una segreteria per l'iscrizione al corso di italiano, al CPA o per esempio appunto al test di lingua italiana. Beh, mi sentite? Sì, sì, Ale. Perfetto. Quindi Tania ci ha fatto entrare un po' dentro quello che è l'insegnamento, quello che viene definito l'insegnamento in contesto migratorio, cioè nel senso un tipo di insegnamento che è rivolto soprattutto a persone che vivono, interagiscono, lavorano all'interno del contesto italiano. Quindi uno degli elementi sicuramente necessari è che la proposta didattica sia molto ancorata ai bisogni di interazione che questi apprendenti, che questi studenti hanno sicuramente e che presentano. Quindi già prima nelle risposte che avete dato, lavoro, salute, uffici, sono sicuramente i contesti, la scuola, che sono necessari per interagire, per vivere all'interno del nuovo contesto, che è il contesto italiano. Adesso, dopo aver definito quelli che sono gli apprendenti e soprattutto quelli che poi sono degli ambiti tematici sicuramente importanti per una persona che vive nel contesto italiano, vi chiedo a livello così di riflessione insieme, quali secondo voi sono gli approcci più adatti nel tema dell'insegnamento di una L2 con adulti. Che cosa si intende per approcci? Si intendono le teorie di sfondo sulla natura linguistica, psicolinguistica, pedagogica. L'approccio è un po' lo sfondo dove si inseriscono molto spesso le scelte che l'insegnante fa. Che tipo di materiali utilizzare, che tipo di proposte portare in classe, che tipo per esempio di metodologie utilizzare. E per fare questo, per riflettere su quelli che secondo voi sono degli approcci sicuramente forse più efficaci con gli adulti che entrano in Italia, partiamo da una serie di piccoli stimoli che abbiamo tratto dai volumi di Senza Frontiere. Quindi vi faremo vedere delle immagini, prima un'immagine, poi successivamente un'altra, fino a quattro, e vi chiederemo, secondo voi, che tipo di approccio riconoscete all'interno di quel tipo di input che vi diamo.
Quindi io inizierei e prima di fare partire il sondaggio vi spiego l'attività. Questa è un'attività tratta da Senza Frontiere 3, che è questo volume pensato soprattutto per apprendenti di livello B1. Il compito è quello di organizzare un viaggio e descrivere un'immagine. E la proposta, la consegna ci dice: in coppia organizzate un viaggio nel vostro paese di origine o due viaggi se i vostri paesi di origine sono diversi. Seguite le indicazioni e usate le espressioni date. Quindi i due studenti, gli apprendenti, si devono, diciamo, trovare d'accordo sulla destinazione, per esempio una sola città, più città, un paesaggio naturale, sul periodo in cui organizzare il viaggio, sul mezzo di trasporto da utilizzare, sul costo del viaggio, sulla durata e su quali posti visitare. L'attività si completa anche con una serie di strutture linguistiche che dovrebbero essere utilizzate proprio nell'organizzazione dell'attività, nello svolgimento dell'attività. In questo caso, che ne dici di? Cosa ne pensi di? Perché invece non? Cosa pensi di andare? Ma perché ti piace o non ti piace? Quando pensi di partire? Quanto tempo ci vuole? Questa è un po' l'attività che noi proponiamo all'interno di una delle unità di Senza Frontiere 3. Quindi, Anna, farei partire il sondaggio e in questo caso vi chiediamo, attenzione, secondo voi, a quale dei seguenti approcci corrisponde l'immagine? Un approccio orientato all'azione? L'approccio umanistico affettivo o un approccio di tipo grammaticale? Vi diamo un mezzo minuto, insomma un minuto per rispondere e poi successivamente ne riflettiamo, ne parliamo un po' insieme. Vedere adesso le risposte che sono state date. Allora, 77% ci dice che l'approccio prevalente probabilmente è quello orientato all'azione. Un 18% ci dice umanistico affettivo e un 5% dice l'approccio grammaticale. Allora, adesso vi facciamo vedere quello che noi ci siamo posti con questo tipo di attività. Allora, questo tipo di attività si richiama soprattutto all'approccio orientato all'azione. Espressione che voi ritrovate dentro al quadro comune europeo delle lingue, questo documento che è un documento che ha fatto un po' scuola, nel senso che gli insegnanti delle lingue europee si richiamano a questo documento voluto dal Consiglio d'Europa nel 2002 e che ha sicuramente segnato una svolta rispetto alla modalità anche di insegnamento precedente. Che cosa significa approccio orientato all'azione? Che la persona, in questo caso il parlante o lo studente, vengono considerati come attori sociali, cioè come persone che comunque vivono all'interno di un contesto, operano all'interno di questo contesto e utilizzano la lingua per svolgere una serie di compiti, di funzioni. Per esempio, in questo caso, l'obiettivo è quello di utilizzare la lingua ed utilizzare anche le strutture che vi abbiamo dato come input per comunque portare a termine un compito che è quello di organizzare un viaggio. Come dicevo, il quadro comune europeo, soprattutto con questo approccio orientato all'azione, ha segnato un po' un taglio netto rispetto alle esperienze precedenti, perché in questo caso si dà molta importanza alla funzionalità, all'utilizzo della lingua per svolgere i compiti, cosa che invece precedentemente era più un interesse e un'attenzione soprattutto sul funzionamento della lingua. Si studiava la lingua, si facevano esercizi per capire se le regole o la grammatica erano state introiettate, erano state, apprese, e questa era la funzione, questo era l'elemento fondamentale.
Oggigiorno sicuramente la competenza linguistica è importante, ma accanto a questo c'è sicuramente anche un saper fare attraverso la lingua. Quindi questo era l'obiettivo principale e vedo che ci siamo ritrovati un po' tutti. Partirei con il secondo input. Attenzione, in questo caso è un'attività tratta da Senza Frontiere 1, quindi il manuale dedicato, diciamo, allo sviluppo delle competenze previste dal livello A1 del quadro comune europeo. Siamo al modulo 3, quindi già in una seconda parte del volume, quindi è stato fatto tanto lavoro di lingua precedentemente, e il compito è il questionario La mia città. Allo sportello Immigrati, a Fallù, danno un questionario da compilare. È un questionario che serve al comune per capire che cosa pensano gli immigrati della città dove vivono. Compila anche tu il questionario pensando al paese o alla città dove vivi. E vengono date una serie, diciamo, di stimoli, cioè una domanda e alcune risposte. Com'è la città dove abiti, per esempio? Migliore della mia città d'origine? Peggiore della mia città d'origine? Uguale alla mia città d'origine? Ma viene chiesta anche la motivazione. Qual è il tuo posto preferito? Il centro, la scuola, il parco, altro? E sempre la motivazione. Perché? Cosa funziona male nella città, per esempio? O come funziona il servizio dello sportello immigrati? E anche qui vengono date, diciamo, diversi tipi di proposte. Allora, anche in questo caso, facciamo partire il sondaggio, vi chiediamo, secondo voi, nella scelta che abbiamo fatto, questa è una delle tante attività proposte, qual è il richiamo? Qual è l'approccio di riferimento? L'approccio umanistico-affettivo, un approccio grammaticale, un approccio biografico, e poi dopo ne parliamo insieme. I risultati. Bello, interessante questa. Allora, 48% per l'umanistico affettivo, 48% per il biografico. Questo è molto interessante come risposta. E il 4% solo per il grammaticale, perché in realtà non c'è una grandissima attenzione allo sviluppo delle competenze linguistiche, non c'è una riflessione per esempio, sul funzionamento della lingua in questo tipo di attività, o almeno non è una priorità. Allora, quando noi abbiamo pensato, diciamo, a questo tipo di attività, abbiamo fatto riferimento soprattutto all'approccio umanistico-affettivo, che è un approccio che nella teoria molto ampio, molto anche variegato, perché presenta diverse metodologie, diverse visioni. Che cosa significa comunque un approccio umanistico-affettivo? È un approccio che pone al centro del processo di apprendimento proprio lo studente, l'apprendente. E quindi pone al centro i bisogni dello studente, lo star bene dello studente, il far lavorare lo studente, quindi puntare molto sul protagonismo dell'apprendente. In questo caso l'attività che cos'è? È un classico questionario che spesso, sempre di più, si ritrova all'interno, per esempio, anche del contesto scolastico, del contesto, per esempio, anche più generale, culturale, dove molto spesso si chiede alla persona il proprio punto di vista. Quindi in questo caso si lavora moltissimo su che cosa? Sugli eventuali bisogni dello studente, sulla valorizzazione anche del punto di vista dello studente. Quindi qui la centralità è data proprio da questa grande attenzione a quello che lo studente nella sua interezza può portare all'interno del lavoro di classe. E posso aggiungere solo una cosa, che questo è un questionario autentico che è stato preso dal sito del Comune di Genova,
ma che sempre più siti di comuni di grandi città italiane riportano e hanno al loro interno, proprio per capire come vivono le persone all'interno della città, quali bisogni e quali esigenze hanno. Perfetto, benissimo. Riflettiamo ancora sugli approcci, perché il nostro obiettivo è poi quello di farvi capire come dentro anche un manuale molto spesso convivano più visioni, più approcci. Allora, andiamo a una terza attività. Attenzione, questa è una delle attività che a me piace maggiormente, si intitola Le lingue madri. In coppia, a turno, intervistate il compagno o la compagna con le domande del questionario seguente. Poi condividete le vostre risposte con la classe. C'è un questionario da fare in classe, quindi, con queste domande. Qual è la tua lingua madre? In quali occasioni la parli? Quante lingue parli? Quali sono? Dove e come le hai imparate? Ti piacciono le lingue perché? Ti piace studiare la lingua italiana perché? In quali situazioni usi la lingua italiana? Nella vita di tutti i giorni, parli di più in italiano o nella tua lingua madre? Una seconda attività, sempre tratta da Senza Frontiere 3, quindi il livello B1, vedete che stiamo parlando di anche di temi già meno quotidiani, si chiede in piccoli gruppi quali parole della vostra lingua leggete più spesso nel quartiere o nella città. Cercate, fate una fotografia a queste parole, ad esempio nomi di luoghi, insegne dei negozi, documenti, eccetera. E poi spiegate il significato ai vostri compagni del gruppo. Questa è un'attività che molto spesso è una sorta di piccolo project work che molto spesso si può sviluppare all'interno della classe. Penso soprattutto alle città, non a piccoli paesi come il mio, ma le città sono molto spesso ricche di testimonianze linguistiche. E queste testimonianze linguistiche molto spesso ci dicono di cambiamenti in atto all'interno delle città. Faccio un esempio per la città di Bologna. C'è un quartiere, che si chiama Bolognina, che è molto particolare perché è ricchissimo proprio di insegne, per esempio in lingua cinese. E quindi questo tipo di compito può essere molto molto interessante, perché uno individua insegni, individua documenti, li riporta in classe, si chiede perché ci sono quelle insegne. Molto spesso l'indagine si può aprire anche un'indagine più storica, sociale, perché comunque ci si può interrogare sul perché queste lingue stanno prendendo sempre di più il sopravvento all'interno di un determinato tipo di contesto. E anche, scusa Ale, se i servizi funzionano e quanto funzionano, perché adesso per esempio negli ospedali di Bologna ci sono scritte in 10 lingue, quindi anche se lo studente non conosce la parola reparto o in classe non la impara, ecco, può andare a orientarsi dentro un ospedale grande come quello di una città. Assolutamente. La terza attività invece tratta da il Senza Frontiere 1, quindi livello 1. Qui invece la sezione, che è una sezione nuova, si intitola Come si dice nella mia lingua materna, si chiede di tradurre quelle che sono parole ed espressioni significative dell'unità anche nella propria lingua. Ok? Allora, il sondaggio è il seguente. In queste tre attività che vi abbiamo proposto, che tipo di approccio trovate come riferimento? L'approccio grammaticale, l'approccio plurilingue pluriculturale o un approccio orientato all'azione? Io penso che saranno percentuali, come si diceva un tempo, bulgare, nel senso che comunque è vero, il riferimento, l'approccio principale è l'approccio plurilingue pluriculturale, che
e in che cosa consiste questo approccio. È un'altra delle parole, un'altra delle espressioni che voi ritrovate sempre all'interno del quadro comune europeo e anche all'interno dell'aggiornamento del quadro comune europeo, il cosiddetto volume complementare. Si sottolinea da più parti l'importanza di valorizzare i repertori linguistici degli studenti. Ogni studente, se noi andiamo ad indagare, ha un repertorio linguistico che non è fatto solo dalla propria lingua madre, ma è fatto anche dalle lingue che ha studiato, dalle lingue con cui è venuto in contatto, dalle lingue seconde, per esempio. E quindi è importante sicuramente valorizzare questo tipo di repertorio perché molto spesso sono lingue che sono servite per fare qualcosa, per affrontare questioni, per affrontare situazioni. Ma anche perché la ricerca ce lo dice, è fondamentale il mantenimento e lo sviluppo delle lingue di questo repertorio linguistico perché comunque porta beneficio anche allo studio di una lingua seconda come può essere l'italiano. Molto spesso imparando, studiando una lingua seconda, se io ho comunque delle competenze in altre lingue, sviluppo delle competenze anche di confronto fra una lingua e l'altra, individuo per esempio le differenze, sono tutti elementi che sicuramente servono nella fase dell'apprendimento. Ultima attività, questa ve la devo leggermente un po' più spiegare, è tratta perché è presente solo nel volume 3 di 1 di Senza Frontiere. Leggendo il volume, utilizzando il volume, vi renderete conto che c'è una sorta di storyline, cioè una storia che comunque è presente all'interno del volume. Ci sono dei personaggi ricorrenti, nello specifico c'è il protagonista che è Karim, che è un marocchino, c'è la moglie che è Zineb, la figlia Amani, e le varie, diciamo, unità che compongono il manuale che tratta di quelle questioni che prima Tania ha anche sottolineato, sono intrecciate comunque alla storia di questi personaggi. Allora, anche qui facciamo partire il sondaggio. Che cosa vi chiediamo? Vediamo un po'. A quali dei seguenti approcci corrispondono le immagini? Plurilingue, grammaticale o biografico? Qui vi lascio veramente pochi secondi. Bene. Sicuramente il principale è l'approccio biografico, cioè in cosa consiste l'approccio biografico? Consiste in un approccio in cui si dà molto valore alle storie dei protagonisti e in questo caso i protagonisti sono anche gli studenti. Nella storia di Karim, Zineb e Amani probabilmente si riconosceranno tanti anche cittadini immigrati che sono presenti all'interno delle nostre classi, perché comunque sono storie che riprendono quelli che sono dei temi molto spesso vivi, molto sentiti da parte degli studenti. L'approccio biografico è un approccio che funziona molto in maniera molto decisa con le persone adulte, proprio perché ci si riconosce, perché si vede che si valorizzano delle esperienze. Si possono vedere dei modelli anche di azioni diverse da quelle che abbiamo magari precedentemente adottato. Quindi è un approccio che abbiamo pensato essere sicuramente funzionale in un manuale per adulti. Quindi vedete, queste sono, diciamo, le visioni che abbiamo cercato di inserire all'interno di questo corso, un approccio sicuramente orientato all'azione, dove si usa la lingua per fare cose, un approccio umanistico affettivo che pone al centro dell'attenzione lo studente e il suo protagonismo, il suo stare bene all'interno delle attività. È proprio per questo che si lavora moltissimo anche sul lavoro cooperativo, sul lavoro tra pari, proprio per anche permettere a tutti quanti di apportare il proprio contributo. Un approccio plurilingue e pluriculturale che valorizza il repertorio linguistico, ma anche il repertorio di cultura che gli studenti hanno. È un approccio biografico perché fa riferimento alle esperienze degli studenti. Ultima domanda che vi poniamo. Questo manuale è pensato per adulti. E quindi
vi chiediamo, secondo voi, quali sono i bisogni specifici di un apprendente adulto? Un apprendente adulto è sicuramente diverso da un apprendente, da un adolescente o da un bambino. Ha altri bisogni, altre motivazioni, ha altre anche modalità di partecipare all'attività. E qui noi vi chiediamo, ci sono diverse risposte che possono essere date, secondo voi quali sono i bisogni specifici di un adulto? La spendibilità delle competenze acquisite, la trasmissione dei contenuti da parte del docente, la valorizzazione dei saperi e delle esperienze dell'apprendente, l'autenticità delle situazioni dei materiali, un sillabo definito a priori, svincolato dal contesto, o la coprogettazione, negoziazione e valutazione dei percorsi che sono stati proposti in classe. E anche qui potete dare più risposte e facciamo partire il sondaggio. Vediamo i risultati. Perfetto. Allora, anche qui dati interessanti, spendibilità delle competenze acquisite l'81% insieme all'autenticità delle situazioni e dei materiali, e successivamente la valorizzazione dei saperi e la coprogettazione, negoziazione e valutazione dei percorsi. Queste sono le risposte che anche noi abbiamo dato a questo tipo di domanda e sono risposte che fanno riferimento anche a tutto un bagaglio culturale, un bagaglio di riflessioni che voi ritrovate all'interno, per esempio, dell'andragogia, cioè di questa disciplina che si è occupata dell'apprendimento degli adulti. Quello che è importante in questo caso è che un'attività formativa, in questo caso di italiano lingua 2, comunque preveda che cosa? La spendibilità di quello che imparo, di quello che affronto all'interno della classe. Imparo, per esempio, a interagire all'interno di un ospedale perché prima o poi magari devo parlare con un operatore sanitario o un medico. Sicuramente un altro elemento importantissimo è l'autenticità delle situazioni dei materiali, cioè proprio perché lavoriamo in contesto migratorio, proprio perché abbiamo detto che la lingua serve ha questo forte valore pragmatico e funzionale, sicuramente le proposte dovranno tenere presente che cosa? Situazioni reali che i nostri studenti incontreranno e materiali e documenti reali. Dopo Tania vi farà vedere anche un esempio di documento autentico che, attenzione, deve essere sempre trattato con una certa attenzione da parte del docente e in questo caso da parte anche di chi scrive il manuale. Terzo elemento fondamentale è la valorizzazione dei saperi. Noi sappiamo, lavoriamo con adulti, gli adulti non sono delle tavole rase, gli adulti hanno delle esperienze che molto spesso amano condividere all'interno del contesto classe. Infine, la coprogettazione in che cosa consiste? Consiste che difficilmente possiamo entrare in classe con un sillabo definito a priori e lo poniamo all'interno della classe e alla classe deve andare bene. Perché, attenzione, proprio perché lavoriamo con un contesto molte volte così vulnerabile, con bisogni educativi anche particolari e ampi, è sicuramente necessario partire dai bisogni degli apprendenti. Ed è importante anche coinvolgere gli apprendenti in tutto un lavoro di riflessione su quello che è stato fatto e valutazione del percorso svolto. Bene. Mi fermo e passo ancora la parola a Tania. C'è una slide che era di riassunto, se vuoi passarlo. Era Questa. questo che. Ok. Quindi c'è la spendibilità, c'è la valorizzazione dei saperi, c'è l'autenticità delle situazioni e ci sono una coprogettazione, una negoziazione, una valutazione dei percorsi proposti. Benissimo, quindi andiamo. Quindi, detto tutto questo, cosa deve avere un manuale di italiano L2 per adulti che vivono in contesto migratorio?
abbiamo riassunto con queste piccole slide. Ale? Sì. Quindi, spendibilità d'uso, quello che ha appena detto Alessandro, cioè quello che imparo a lezione mi deve poter servire durante la vita quotidiana. In questo caso, per esempio, Sajid ha comprato un biglietto del treno per andare a Roma Termini, osserva il biglietto e rispondi vero o falso. Quindi imparare ad acquistare un biglietto, imparare a leggere il cartellone per vedere gli orari, a capire quanto tempo ci si mette per fare un viaggio, a che ora si parte, a che ora si arriva e qual è il nostro numero di treno. Una centralità data all'orale e all'interazione, sicuramente con il pubblico adulto, dove interazione è la parola importante perché ricordiamo che le abilità sono cinque e quindi ascoltare, leggere, parlare, scrivere e interagire. Importante quindi saper parlare, ma per fare domande e per rispondere, ma è soprattutto importante interagire, quindi comprendere che cosa mi viene chiesto e che cosa mi viene risposto. Materiali autentici, sicuramente, in tutti i volumi, anche nella 1, non sono, direi, quasi mai stati semplificati o facilitati, mai. Abbiamo sempre preso materiali autentici di livello A1, forse accorciati qualcuno, ma mai adattati. In questo caso abbiamo una dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e l'attività dice: l'impiegato dell'ufficio anagrafe vuole aiutare Natalia a compilare il modulo. Per questo le fa alcune domande, leggi il dialogo e completa la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza. Cosa c'è di importante qui, al di là del fatto di imparare a compilare un modulo già con tutte quelle delle attività pregresse prima? C'è quello che viene chiamato, ad Ale piace molto, lo scaffolding, e cioè l'impalcatura di aiuto, di accompagnamento, di supporto nei confronti dello studente per renderlo piano piano sempre più autonomo nella comprensione del compito e nello svolgimento dell'attività. Quindi in questo caso c'è per esempio che cosa significa il barra la sottoscritto barra sottoscritta, che nei moduli della italiani è un po' un film dell'orrore per i nostri studenti, soprattutto perché quel A di sottoscritta viene sempre inteso come nato A e quindi spesso al posto del cognome loro scrivono il nome della città. Di essere residente è spiegato che significa che l'indirizzo dove si vive, dichiarante, si spiega che è la persona che dichiara. Poi, Ale, sai, dobbiamo un po' correre. C'è sicuramente la grammatica in contesto, quindi sempre legata al contesto. In questo caso un esempio è tratto da Senza Frontiere 2, livello A2, e questa è una lettera che un emigrato italiano ha scritto ai suoi genitori. Poi sottolinea il passato prossimo dei verbi modali e il verbo all'infinito che segue. Questa è una lettera, tutto un modulo dedicato a, si legge come eravamo nei paesi di emigrazione ed è tutto materiale autentico che è stato preso dal libro di Gian Antonio Stella che si intitola Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, che racconta i viaggi e le storie di vita di tutti quegli italiani che nel secondo dopoguerra sono dovuti emigrare, quindi hanno dovuto lasciare l'Italia per raggiungere altri paesi. Abbiamo poi importantissima cittadinanza e civiltà, nel senso che si prevede che per un pubblico adulto il sillabo dice che ci deve essere una grande attenzione a elementi di cittadinanza e civiltà, quindi sia cittadinanza italiana sia cittadinanza europea, questo è l'esempio, e di civiltà. Noi poi per la civiltà, per esempio, nel 3 abbiamo iniziato ad introdurre anche piccoli elementi di letteratura delle migrazioni. Eccoci. Come sono fatti questi libri? C'è una struttura ricorrente che è quella del libro dello studente a colori, un quaderno degli esercizi in bianco e nero
che è sempre dentro al libro, cioè sostanzialmente il libro è diviso in due, un quaderno degli esercizi che ha degli esercizi che corrispondono a ogni attività del libro dello studente e poi degli audio disponibili tramite QR code. Vi facciamo vedere adesso, magari solo brevemente, l'indice del volume A1, giusto per farvi vedere un po' la struttura. Un attimo che sì. Condivido nuovamente. Te lo puoi, Ale, grazie, ingrandire appena appena. Giusto per farvi vedere, ecco come sono divisi. Ogni unità è divisa in due lezioni, lezione A e lezione B. E nel volume A1 abbiamo inserito una rubrica specifica alla fine di ogni unità che si chiama Per leggere, comprendere e comunicare e che è una pagina totalmente dedicata a una comprensione dato un input scritto, quindi per la comprensione dello scritto e una rielaborazione successiva in termini di interazione di quello che del compito scritto. Io guarderei solo un attimo Ale per leggere, comprendere e comunicare, quindi se scorri io li farei vedere. Nell'unità 2 abbiamo quindi, nell'unità 1 abbiamo gli studenti della classe, quindi la presentazione del gruppo classe, ovviamente gli studenti si devono conoscere. Nell'unità 2 abbiamo il volantino di un corso, sempre per riferirsi ai materiali autentici. Nella 3 abbiamo la chat di gruppo e quindi imparare a comprendere e comunicare attraverso brevi messaggini su WhatsApp. Vai pure. La 4 abbiamo una piccola email con una breve formula di apertura e chiusura. Una rivista di abbigliamento, in realtà qui abbiamo solo dei titoli, un po' per capire di che cosa si sta parlando. Il cibo. E abbiamo il racconto di un momento di incontro. E per la famiglia è importante avere un buon carattere, questo è un blog, quindi imparare in qualche modo a comprendere brevi frasi dentro un blog e a dare il nostro parere, serviva per un recupero in qualche modo delle caratteristiche fisiche e del carattere che sono dentro l'unità. Casa, dolce casa. Quindi il piccolo poi racconto, sì. Gli uffici, abbiamo l'ufficio anagrafe, come comprendere e interagire in un ufficio anagrafe. I servizi, c'è quel questionario che vi abbiamo fatto vedere prima sulla città. Nella modulistica, una dieta speciale, questo è la dieta speciale nella scuola d'infanzia dei bimbi, quindi quando i genitori devono scegliere che dieta far fare ai propri figli. Dentro la mensa scolastica, quando i bambini frequentano le elementari, e l'ultima è un po' più di cultura, che è il traffico in Italia. E direi che il 3 possiamo anche non farlo vedere e andiamo semplicemente alla slide successiva, dove vi faccio vedere un attimo il riassunto in qualche modo delle particolarità di ciascun volume. Sì. Eccolo qua, quindi la slide successiva. Sì, in sintesi, perfetto. Quindi abbiamo nella 1 una rubrica per leggere, comprendere e comunicare che abbiamo visto e poi dentro il libro abbiamo questo specchietto, come si dice nella mia lingua materna, che abbiamo messo proprio per un primissimo approccio al plurilinguismo. Nella 2 abbiamo una schede per ogni unità dedicate alla educazione, alla cittadinanza italiana, europea e alla civiltà. Abbiamo una pagina, un'altra rubrica, che si intitola Per parlare e per scrivere, per il potenziamento creativo delle abilità del parlato e dello scritto. E nel B1 abbiamo sempre l'educazione alla cittadinanza italiana, europea e alla civiltà. Abbiamo una rubrica, anche questa sempre di una pagina, che si chiama La nostra classe, con attività a coppie o cooperative, sono task, project work, quelli che un po' vengono chiamati compiti di realtà. Diciamo che con questa rubrica, La nostra classe, molte attività sono pensate come laboratori e sono a
con questa attività noi possiamo far uscire, ecco, gli studenti dalla classe e fargli fare compiti e fargli eseguire compiti, fargli fare attività o magari nella scuola o nel giardino della scuola o nel piccolo territorio circostante. E poi abbiamo la storyline di cui vi ho già parlato Alessandro. Alessandro corre perché vede che il tempo scorre. E poi abbiamo una guida insegnante con materiali integrativi che potete trovare su IDEE, la piattaforma online di Edilingua. Qui abbiamo le classi e chiavi delle attività, importantissime due cose. Abbiamo test finali di livello sia a 1 sia a 2, sia abbiamo test B1, CELI, CILS, PLIDA cittadinanza. Quindi siccome abbiamo visto che poi soprattutto anche nei vari gruppi Facebook, italiano, insegnanti di italiano, L2, LS, gli insegnanti continuano a chiedere ma dove trovo dei test per far esercitare i miei studenti che devono esercitarsi appunto per superare l'esame della cittadinanza. Ecco, online sul supplemento IDEE, come supplemento su IDEE potete trovare tre test facsimili liberamente tratti da i test CELI, CILS, FIDA. E poi abbiamo i video. Questa è una novità di questi aggiornamenti. Per tutti e tre i volumi abbiamo video per ogni modulo con relative attività. Quindi questo è un esempio di chiavi, questo è un esempio di test finale B1 della prova CILS, il testo più la comprensione. Questo è un esempio di prova CELI, una prova di produzione orale. Sempre prova CELI, questo è in qualche modo prova, sì, sempre orale. E questo è un esempio di attività video per Senza Frontiere 3, quindi livello B1. Questo è un video sugli stereotipi, sugli italiani. È un bel video, molto adatto ai nostri studenti, perché ci sono moltissime persone intervistate che parlano, ma con frasi molto molto brevi. Quindi abbiamo tantissime testimonianze, ma con frasi brevi, ben collocate, comprensibili, insomma, bene per i nostri studenti. Libri e letteratura, siamo sempre a un livello B1, questi sono gli esempi di un livello B1. Puoi andare, sì, Alessandro, nella cosa importante che sono le fonti. Quali sono state le fonti? Cioè, da dove siamo partiti per costruire gli indici di questi tre volumi e per decidere quali materiali inserire? Siamo partiti dal quadro comune europeo delle lingue, dal volume complementare, dal profilo della lingua italiana e dalle linee guida degli enti certificatori, quindi dai sillabi A1, A2 e B1. E l'ultima cosa che vi diciamo è questa, che no, torno su, grazie, per gli apprendenti debolmente scolarizzati o non scolarizzati, che quindi non sanno leggere e scrivere, per un primo approccio alla letto-scrittura vi rimandiamo al fascicoletto Avvio all'alfabetizzazione, anche questo è nuovo e che adesso possiamo vedere, che è questo. Si riesce ad ingrandire appena appena o no? Ma no, no, va bene Ale, va bene, mi avvicino io. E questa è una pagina, scusami. Questa è una pagina, per esempio, per la lettera L, ma per la sillaba LA. E quindi abbiamo una prima attività che è ascolta e ripeti la sillaba LA. Una seconda attività che è scrivi la parola, gli studenti devono semplicemente ricopiare la parola che è già scritta in stampato maiuscolo e minuscolo. Una terza attività è quella di cerchiare la sillaba la dentro le parole che sono date. Una quarta attività è quella di ricomporre la parola e quindi l'ordine delle sillabe. Una quinta attività è un'espansione della sillaba la, quindi con le, li, lo, lu.
E una sesta attività è scrivi le parole che hai imparato con la lettera L, e quindi saranno lavoro, letto, libro, luce e luna. Sono tutte parole che sono state scelte tra quelle ad alto uso, ad alta frequenza. Dentro il fascicoletto alfabetizzazione troviamo quindi tutto un primo approccio alla fonetica e un primissimo approccio alla lettoscrittura delle parole, dei numeri, del denaro e anche dei segnali e delle insegne. Noi a questo punto vi saluteremmo un po' con questa poesia di Gianni Rodari che dice: non posso fare storie senza la lingua, non posso fare filosofia senza la lingua, non posso fare politica senza la lingua, non posso vivere senza la lingua. Noi siamo nella lingua come il pesce nell'acqua, non come il nuotatore. Il nuotatore può tuffarsi e uscire, ma il pesce no, il pesce deve stare dentro. E così come i nostri studenti, che anche se sono adulti, sono tutti dei pesciolini che devono stare dentro questo grande mare. Grazie a tutti, noi adesso siamo stati bravissimi, abbiamo 4 minuti per le domande. Quindi se avete domande, Alessandro, hai tu i comandi, se vuoi guardare domande e risposte, potete buttarvi, insomma, sbizzarrirvi. Allora, mi sentite? C'è una domanda che dice: è possibile avere le slide a fine meeting? Cioè, per noi sì, poi sentiamo la casa editrice, sì, se siamo tutti d'accordo. Possiamo sforare, non c'è fretta. Ah, ok. Sì, per noi non c'è problema, ho lasciato la domanda perché volevo chiedere la vostra autorizzazione. Ah, ok, va bene. No, noi rispondiamo tranquillamente a alcune domande, quindi Ale, se vuoi leggerne qualcuna. Sì. Ci sono 3 video totali su tutto il volume? Quindi non c'è un video per ogni per ogni modulo? Ah, no, sì. Allora, ci sono per... ogni libro ha 3 moduli, quindi ogni libro ha 3 video. In totale, quindi essendo 3 libri, abbiamo 9 moduli, 9 video. Possiamo... Sono domande cattive, per quello non le leggi. No. Possiamo ricevere sempre... Chiedono la registrazione, i materiali, sì, secondo noi per i materiali non c'è. Sì, la registrazione vedo che è già in corso, quindi qualcuno l'ha già fatto. Sì, avevo già risposto un po' ad altre persone, metteremo la registrazione prossimamente sul sito di Edilingua, quindi tranquilli. Ok. Altre domande? Per ora non ne vedo, cioè ci fanno qualche complimento. E leggimeli. Un volume interessante, grazie, siete sempre ottimi, questo penso che sia riferito soprattutto alla casa editrice Edilingua. La presentazione, quanto tempo ci vuole per passare da un livello all'altro? Ah, bella domanda. Ale, rispondi tu. Allora, di solito all'interno dei percorsi istituzionali, quelli per esempio previsti dalle scuole per adulti pubbliche, per la 1 di solito ci vogliono 100 ore, per la 2 sono previste 80 ore, con 20 ore anche di accoglienza per tutta una serie di attività di approfondimento, di valorizzazione delle competenze, per il B1 80 ore. È chiaro che si tratta di indicazioni, perché poi sappiamo che le classi molto spesso hanno dei profili così eterogenei e molto spesso quindi si sfora sicuramente anche da quelle che sono le indicazioni. Quali sono i modi da voi suggeriti per cercare di rimuovere il filtro affettivo? O se non rimuoverlo, abbassarlo? Beh, allora noi parlo... No, vai, dopo se aggiungo... Noi abbiamo pensato soprattutto... Proprio perché stavamo dicendo di queste classi eterogenee, molto spesso all'interno delle classi ci sono i profili anche diversi,
magari una classe di livello A1, ci sono classici principianti assoluti, ma scolarizzati, ci sono talvolta delle persone che hanno fatto un percorso di alfabetizzazione e quindi hanno necessità sicuramente anche di consolidare alcune competenze. E quindi qual è una delle strategie? Sicuramente lavorare attraverso le metodologie come cooperative learning. Perché? Perché comunque intanto si danno dei compiti ben precisi e un po' anche la filosofia delle classi di abilità differenziate, cioè si vede nella diversità un elemento sicuramente di positività, perché ognuno può proporre, può portare un contributo all'interno di questa attività. È chiaro che va fatto tutto un lavoro, come si dice, di regia da parte del docente che deve attribuire i compiti, deve dare i tempi, deve dare i materiali giusti, deve dare anche la possibilità poi della restituzione alla classe. Questi sono sicuramente alcuni dei suggerimenti che noi abbiamo proposto in quella sezione che prima Tania vi faceva vedere la nostra classe. Ma Poi, anche, scusa Ale, l'approccio biografico che dicevi prima, cioè per ogni, essendo i libri basati sulla vita dei nostri studenti, prima di ogni attività si può sempre chiedere allo studente, quindi per esempio prima dell'attività sulle poste, si può sempre chiedere allo studente. Sei andato in posta, ti è già capitato di andare in posta, come ti sei trovato, quali difficoltà hai avuto? In qualche modo, come diceva Alessandro prima, rendere lo studente, gli studenti protagonisti di quello che loro stessi andranno ad imparare a fare in quel momento. Questo in qualche modo abbassa il filtro affettivo perché è come se lo studente sentisse: ah, adesso imparo a risolvere un problema. Cioè, non sono io che adesso devo ascoltare il docente e imparare a fare il passato prossimo. Io in questa lezione imparerò a fare una cosa che mi serve, imparerò a risolvere se ho avuto un problema, per esempio, in posta. Se non ho avuto un problema in posta, vedrò, grazie al lavoro cooperativo che diceva Alessandro prima, anche attraverso il lavoro degli altri studenti, quali potevano essere eventuali soluzioni a cui io non ho pensato. Quindi diciamo che la classe, grazie all'approccio umanistico-affettivo, grazie ai materiali autentici e grazie all'approccio biografico, è veramente come una squadra di calcio. Adesso non mi piace tanto forse la metafora del calcio, ma per dire è come uno sport di squadra diventa, e alla meta si arriva insieme, il risultato è insieme, lo studente non è da solo. un'altra domanda che è interessante, dice: gli studenti debolmente scolarizzati non hanno difficoltà a leggere lo stampato minuscolo? Sì, è anche vero che qui c'è da fare un discorso sui destinatari. Prima Tania vi ha fatto vedere velocemente, per questione di tempo, quelle che sono le fonti che noi abbiamo utilizzato per costruire, diciamo, questi materiali. La 1 è pensato per principianti assoluti che hanno comunque, che sono scolarizzati e quindi che comunque possono, è vero, devono imparare una lingua, ma possono contare su tutta una serie di competenze, strategie, abilità che hanno sicuramente sviluppato grazie alla scolarizzazione. Quindi non è un manuale di alfabetizzazione. È vero che c'è questo supplemento, che è un supplemento che Tania giustamente ha chiamato avvio, perché comunque sappiamo che il percorso di alfabetizzazione è molto ampio, lunghissimo, che risente di una serie di elementi, però ecco, è un materiale che può essere utilizzato soprattutto in quelle situazioni in cui magari una persona deve sicuramente consolidare, non so, alcuni gruppi consonantici, alcuni fonemi, alcune sillabe, e quindi può essere, diciamo, di affiancamento. Anche perché l'avvio, l'obiettivo fondamentale è un po' quello di darvi un modello, cioè un modello di come eventualmente poi espandere con altri, cioè se per esempio era la parola, abbiamo visto la parola lavoro con la sillaba là, se quelle sei attività vengono in qualche modo acquisite come metodo, voi come insegnanti potete tranquillamente portare in classe, per esempio, il giornale, dentro il giornale che ha dei titoloni grandi così, scritti in stampato maiuscolo, rit far ritrovare magari la sillaba là dentro un'altra parola e riproporre le stesse sei attività con quella parola. Poi
Cioè, diciamo che l'avvio, chiamo avvio il fascicoletto, avvio all'alfabetizzazione, è come darvi un mini modello di procedura, ecco, di procedura. Sì, e, c'era un'altra cosa che faceva, c'era una domanda che diceva se poteva essere utilizzato in lezioni online per chi intende prendere la cittadinanza italiana. Beh, questa sta nell'insegnante, nella capacità anche di utilizzare l'online, e quindi i materiali sicuramente si possono utilizzare e anche le proposte che abbiamo inserito nella piattaforma IDEE vanno un po', possono essere utilizzate anche con questa modalità ibrida o comunque una modalità magari che utilizza il digitale. L'importante, ecco, se sono corsi finalizzati proprio al raggiungimento del superamento dell'esame della cittadinanza, lavorare molto su quelle che sono le prove che sappiamo essere diverse da ente certificatore all'altro. Infatti l'obiettivo è stato quello di proporre diversi modelli proprio perché l'esame di cittadinanza, di una cittadinanza, non è uguale da centro a centro. Okay? Questo è un po'. Poi vedo, insomma, saluti, c'è cioè ringraziamenti, quindi... Vediamo se non c'è nient'altro. Nuovo Senza Frontiere già disponibile, l'1 e il 3, sì, vero? Sì, allora l'1 è disponibile, aggiornato, il 3 è super aggiornato perché è appena uscito e il 2 è in corso di aggiornamento. Non che il 2 non sia valido, nel senso che è comunque un volume valido, però essendo stato scritto nel 2016 ha sicuramente qualche testo, soprattutto di modulistica, che va aggiornato. Okay. Poi chiedono prossime attività o aggiornamenti, penso per Edilingua. Grazie, quindi... io vedo tanti grazie, carini. No, sicuramente Edilingua vi terrà aggiornato su proposte che saranno fatte, alcune richieste su come ottenere il libro online, ma qui penso che sarà Anna a dare risposte un po' più. Sì. Benissimo. Allora noi vi salutiamo tutti, grazie per aver, come dire, soleggiato questa giornata uggiosa, perché a Bologna, io sono a Bologna, sta diluviando, e quindi grazie per questa bella ora insieme. Grazie mille, a presto grazie a a tutti tutti. davvero.